Tenetevi forte, gente, perché stiamo per intraprendere un viaggio incredibile. Con l'aiuto di scienziati super intelligenti e dei loro studi, abbiamo chiesto all'AI di portarci indietro nel tempo di ben 2 miliardi di anni e di mostrarci com'era la nostra fantastica Terra. Allacciate le cinture e andiamo! Una volta, quando la Terra era piccolina, circa 4 o 5 miliardi di anni fa, tornarci con la macchina del tempo e visitarla sarebbe stato un grosso errore. L'intero luogo era un vero e proprio disastro. Innanzitutto, il terreno era ancora tutto appiccicoso e fuso, quindi atterrare con la macchina del tempo sarebbe stato un grosso rischio. Infatti, non appena si cerca di uscire, si vede una Terra completamente diversa da quella che conosciamo oggi. Il paesaggio è un mosaico di montagne frastagliate, mari scintillanti e vaste distese di terra. Immaginate enormi vulcani che eruttano in esplosioni infuocate, sparando gas e cenere nell'aria. È come uno spettacolo pirotecnico pazzesco. E anche se si disponesse di una nuova macchina in grado di librarsi e dotata di scudi speciali per gestire il calore, si farebbe comunque fatica a respirare. Sapete, l'atmosfera della Terra primitiva è un po' lunatica. Dense nuvole pendono dal cielo, proiettando ombre misteriose sulla Terra sottostante. L'aria è sottile come un sussurro e piena di ogni sorta di gas, come l'idrogeno e l'elio. L'anidride carbonica vortica intorno a noi, dando a tutto una vibrante tonalità verde. Il vapore acqueo si diffonde nell'aria, creando un senso di umidità e una nebbia rinfrescante. E forse c'è anche un pizzico di ammoniaca e metano per mantenere le cose interessanti. Tanti bei gas, eh? Ma aspettate, manca qualcosa! L'ossigeno! Per questo motivo, se si fa un respiro profondo, non si sentirà il familiare flusso d'aria che riempie i polmoni. Sulla terraferma non ci sono ancora foreste lussureggianti o alberi imponenti. Al contrario, si trovano terreni aspri e rocciosi. Alcune di queste antiche rocce portano i segni di forze intense, collisioni e terremoti che hanno modellato la Terra nel corso di milioni di anni. Ma in mezzo a tutta questa antica bellezza sta per accadere qualcosa di straordinario. La vita, nelle sue fasi iniziali, si sta evolvendo e preparando per la sua grande entrata in scena. Organismi semplici come alghe e batteri dominano la scena. Prosperano negli oceani, sfruttando l'abbondante anidride carbonica per crescere e moltiplicarsi. Le acque sono brulicanti di attività, con forme di vita colorate e microscopiche che ronzano intorno come una città affollata. Questi minuscoli organismi lavorano sodo, rilasciando ossigeno mentre svolgono le loro attività. Sono come piccole fabbriche che cambiano lentamente la composizione dell'atmosfera. Ecco come appariva la Terra primitiva, più o meno. Ma perché era così brutta? E com'è possibile che sia cambiata così tanto da allora? Ebbene, il calore della Terra è dovuto a tutta una serie di cose assurde accadute durante la sua formazione. Innanzitutto, gli oggetti che si sono uniti per formare il nostro pianeta contenevano già un notevole calore. Poi, quando la Terra è diventata più grande e più forte, la sua forza gravitazionale ha ricevuto un'importante spinta. Ha attirato altri oggetti, ma ha anche dato alla Terra un enorme abbraccio, stringendo tutto con forza. E sapete cosa succede quando le cose vengono schiacciate? Si riscaldano come una pentola a pressione. Questo folle riscaldamento ha avuto un enorme impatto sulla struttura della Terra. Immaginate la Terra come un insieme di rocce, metalli e minerali. Ma quando le cose si sono riscaldate, le rocce e i metalli sono diventati così caldi da fondersi. E indovinate un po', il metallo più denso è affondato al centro ed è diventato il nucleo della Terra, mentre il materiale roccioso più leggero è risalito fino a diventare la crosta e il mantello. È stato come se la Terra avesse deciso di non mescolarsi, creando strati separati. Gli scienziati chiamano questa separazione selvaggia differenziazione. Ma il riscaldamento non si è fermato lì. Con tutti questi mescolamenti e spostamenti, la Terra divenne ancora più calda. Era come alzare il calore in un gigantesco forno planetario. Tutto questo calore pazzesco ha avuto serie conseguenze. L'alta temperatura della Terra rendeva tutto super veloce. Le placche tettoniche danzavano come se non ci fosse un domani, rendendo la superficie super attiva e piena di scherzi geologici. E non è tutto. La Terra è stata investita anche da alcuni visitatori cosmici. Immaginate,
mentre la Terra era impegnata a raccogliere ogni sorta di detriti spaziali durante la sua formazione, il resto del sistema solare stava causando un grande caos. Saturno e Giove hanno deciso di scuotere le cose cambiando le loro orbite, mandando un sacco di oggetti massicci a sfrecciare verso la povera Terra. Queste collisioni non erano uno scherzo. Hanno avuto un impatto tale da fondere i minerali della crosta terrestre e persino vaporizzarli. Questi boati erano così intensi da far uscire i gas dall'atmosfera terrestre, uno spettacolo di fuochi d'artificio davvero incredibile. Che ci crediate o no, possiamo ancora individuare le antiche cicatrici di queste collisioni. Ci vuole un attento lavoro investigativo, ma possiamo intravedere le loro conseguenze. Per esempio, c'è un luogo chiamato cratere di Maniitsoq in Groenlandia. Anche se non c'è un vero e proprio cratere da vedere, possiamo esaminare rocce che in passato si trovavano a una profondità di 20-25 km sotto la superficie terrestre. E indovinate un po', portano i segni di uno shock intenso e improvviso. Ora questo sì che è un quartiere difficile. La collisione più selvaggia di tutte fu quella con un pianeta chiamato Theia. Theia, delle dimensioni di Marte, si schiantò contro la Terra con un potente boom. Fu un evento colossale che cambiò tutto. Il nucleo metallico di Theia si fuse con quello della Terra, mentre gli strati esterni di entrambi i pianeti si frantumarono e furono scaraventati nello spazio. Il risultato? Un bellissimo anello di detriti che circonda la Terra. Ora ecco la parte più bella. Quei detriti non sono rimasti a galla per sempre. Hanno iniziato a unirsi come pezzi di un puzzle che trovano la loro corrispondenza e voilà, abbiamo la nostra luna personale. Ci credete? Questo incredibile processo di creazione della luna potrebbe essere durato appena 10 anni o anche meno. Folle, non è vero? Gli scienziati chiamano questa stravaganza lunare ipotesi dell'impatto gigante. Quindi la prossima volta che guarderete la luna nel cielo notturno, ricordate che in realtà si tratta di un enorme pezzo del nostro pianeta. A proposito, anche la Terra ha vissuto un'avventura nel tentativo di creare la sua atmosfera. All'inizio, il primo tentativo del nostro pianeta di avere un'atmosfera non è andato molto bene. Aveva un sottile strato di idrogeno ed elio che si era formato con tutto il materiale raccolto. Ma quei gas erano dei furbi artisti della fuga e decisero di volare via nello spazio. Ciao ciao gas! Per fortuna la Terra non si è arresa. Ha fatto un altro tentativo e questa volta ha avuto molto più successo. Le eruzioni vulcaniche sono venute in soccorso. Hanno sputato fuori tutti i tipi di gas, come il vapore acqueo, l'anidride carbonica e un sacco di altri strani gas. Anche i meteoriti e le comete si unirono alla festa, portando molta acqua e azoto. L'atmosfera terrestre stava diventando una vera e propria festa. Fa sempre più freddo. La temperatura scende sotto lo zero molto rapidamente e anche se non c'è neve, il gelo è insopportabile. Il terreno e gli alberi sono ricoperti di brina. Sugli specchi d'acqua il ghiaccio si forma a una velocità incredibile. Gli abitanti del pianeta iniziano a tremare dal freddo. Quando alzano gli occhi al cielo rimangono senza parole. Il sole è diventato due volte più piccolo. Ora sembra un puntino lontano e con queste dimensioni non sarà più in grado di riscaldare la Terra. La cosa peggiore è che dal cielo sta scendendo un'enorme roccia incandescente. L'impatto con la Terra farà sicuramente molti danni. Ok, torniamo alla realtà. La Terra si trova nella cosiddetta zona abitabile del nostro sistema solare. Non è né troppo vicina né troppo lontana dal Sole. In questa posizione la temperatura del nostro pianeta è non solo tollerabile, ma piuttosto gradevole. Gli scienziati spesso si riferiscono a Venere, il secondo pianeta dal Sole, come il gemello cattivo della Terra, perché è così caldo e inospitale che non è possibile lo sviluppo di alcuna forma di vita. Nella sua atmosfera sono presenti nubi spesse che generano piogge acide e i gas serra portano la temperatura superficiale a valori insopportabili. Ma anche se Venere non avesse queste caratteristiche, non potrebbe ospitare la vita proprio per la sua vicinanza al Sole. L'acqua liquida evaporerebbe, impedendo alla vita di svilupparsi. Marte, invece, il pianeta dopo la Terra, è un po' troppo lontano dal Sole. Per questo è freddo e solitario.
La temperatura sulla superficie è inferiore allo zero e non si riscalda mai abbastanza affinché l'acqua possa rimanere liquida a lungo. Per non parlare della mancanza di atmosfera sul pianeta, elemento che fornisce alla Terra aria respirabile. Quindi, se il nostro pianeta si avvicinasse o si allontanasse dal Sole, la sua temperatura aumenterebbe o diminuirebbe enormemente. Poche centinaia di chilometri, però, non farebbero molta differenza. La rivoluzione terrestre intorno al Sole segue una traiettoria irregolare. Ci avviciniamo alla nostra stella o ce ne allontaniamo costantemente? Milioni di chilometri, invece, farebbero la differenza, e come? Come mostrato all'inizio di questo video, se spostassimo l'orbita terrestre di qualche milione di chilometri, vedremmo il Sole molto più piccolo. Le temperature potrebbero non scendere nel momento esatto dello spostamento a causa del calore accumulato sulla Terra, ma dall'inverno successivo il nostro pianeta inizierebbe a congelare definitivamente. Gli oceani verrebbero ricoperti di ghiaccio e il livello generale del mare si abbasserebbe. Infine, i ghiacci rifletterebbero una maggiore quantità di calore del Sole nell'atmosfera e nello spazio, non permettendo alla superficie del pianeta di accumulare calore. Più ghiaccio significa meno vapore acqueo nell'atmosfera. Il vapore acqueo cattura il calore del Sole, creando le nuvole. Quindi più fa freddo, meno piove. Il freddo e la mancanza di pioggia non permetterebbero a nessuna pianta di sopravvivere a lungo. Rapidamente il paesaggio diventerebbe arido e brullo. Rimarrebbero intatte solo le aree lungo le rive dei fiumi, ma solo per un po'. Dopo qualche tempo, anche i fiumi smetterebbero di scorrere. Sarebbero congelati o prosciugati. Allo stesso modo, ghiaccierebbero laghi e mari. Scomparirebbe ogni forma di vita intorno a queste fonti. Le piante e con esse tutto il resto, poiché producono sia cibo che aria respirabile. Così la Terra diventerebbe una landa desolata. Per quanto riguarda il gigantesco meteorite citato all'inizio, si tratta di un asteroide vagante nello spazio e diretto verso di noi a causa dello spostamento dell'orbita del nostro pianeta. Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare, attualmente funge da scudo contro gli asteroidi. La massa del pianeta è così grande che la sua gravità influenza le traiettorie della maggior parte degli asteroidi, facendoli cadere sulla propria superficie. Su Giove non c'è vita e la sua superficie è gassosa, quindi gli asteroidi scompaiono senza lasciare traccia. Tuttavia, alcuni lo superano. Qui entra in gioco Marte. Anche il pianeta rosso contribuisce alla nostra difesa, tenendo stabile la fascia degli asteroidi tra sé e Giove. La massa combinata dei due pianeti crea un campo gravitazionale che non permette agli asteroidi di uscire dal percorso stabilito. Se non ci fosse Marte tra noi e la cintura, saremmo abituati a piogge di meteoriti come a normali piogge. Supponiamo che l'orbita della Terra sia diventata quella di Marte. In questo momento ci troviamo a centinaia di milioni di chilometri dal Sole. Le masse dei due pianeti sono più o meno simili, di conseguenza la fascia di asteroidi è ancora al proprio posto. Le temperature sulla Terra continuerebbero ad abbassarsi e la vita si estinguerebbe presto. Se Marte rimanesse dov'è e la Terra si spostasse, allora dovremmo prepararci a un disastro. Non è possibile che i due pianeti orbitino intorno al Sole alla stessa velocità, perché la loro massa non è uguale. A un certo punto si scontrerebbero. Tenendo conto della loro velocità, entrambi si frantumerebbero, creando forse una seconda cintura di asteroidi nel nostro sistema. Se la Terra decidesse di avvicinarsi al Sole, non avremmo più speranze. Oltre a far apparire la stella come una gigantesca palla infuocata nel cielo, il suo calore scioglierebbe i ghiacciai, facendo aumentare bruscamente il livello dei mari. L'acqua sommergerebbe gran parte dei continenti. Un numero maggiore di superfici del pianeta verrebbe ricoperto dall'acqua, causando un maggiore assorbimento di calore. Ciò comporterebbe un ulteriore aumento della temperatura. Inoltre, queste enormi masse di acqua evaporerebbero senza sosta, rilasciando tonnellate di vapore acqueo e anidride carbonica nell'atmosfera. L'anidride carbonica è un gas serra che assorbe il calore, così come il vapore. Insieme intrappolerebbero una quantità sempre maggiore di calore, creando delle spesse nuvole nel cielo, quasi come su Venere, ma senza piogge acide.
questa spessa coltre di nubi contribuirebbe a riscaldare ulteriormente la superficie del pianeta. Alla fine, la Terra sarebbe così calda che sarebbe quasi impossibile avere forme di vita sul pianeta. Solo le creature più robuste sarebbero in grado di sopravvivere a temperature così elevate. Quelle che abitano i deserti, per esempio. Nonostante le precipitazioni, che non cesserebbero come nello scenario freddo, le piante avrebbero comunque difficoltà ad adattarsi ai nuovi ambienti caldi. Quelle delle regioni più fredde sarebbero le prime ad appassire. Ma successivamente anche le piante dei climi moderati e, per ultime, quelle tropicali, si arrenderebbero. Ancora una volta, la Terra si trasformerebbe in un'arida roccia. Ma questa volta surriscaldata. La distanza del nostro pianeta dal Sole, la sua inclinazione, la sua velocità di rotazione intorno al proprio asse, la sua orbita intorno al Sole e persino la presenza della Luna. Tutto questo è fondamentale per l'esistenza della vita sulla Terra. Per esempio, se il pianeta non fosse inclinato rispetto al Sole, farebbe un caldo insopportabile all'equatore e un freddo impossibile ai poli. Anche le stagioni non cambierebbero più, dividendo la Terra in zone estive e invernali infinite. Con l'attuale inclinazione e rotazione, il nostro pianeta si riscalda uniformemente da tutti i lati, come quando cucini qualcosa su un barbecue. Il lato rivolto verso il Sole si riscalda, mentre l'altro si raffredda. Se non avessimo l'alternanza di giorno e notte, probabilmente vivremmo solo in alcune aree del pianeta, con un crepuscolo costante e senza fine. Immagina una vita senza bellissime albe e tramonti. Meglio lasciare tutto com'è. Immagina, è una bella domenica mattina, ti alzi dal letto, fai un po' di stretching e apri la finestra su uno splendido cielo sereno. Ma aspetta, c'è qualcosa di strano. La strada, solitamente affollata, è completamente deserta. Dove sono andati tutti? Dai un'occhiata più da vicino e, con grande sorpresa, ti rendi conto di essere l'unica persona sul pianeta. E adesso cosa farai? La risposta a questa domanda è semplice. Puoi fare tutto ciò che desideri. Il mondo è a tua disposizione per ogni tipo di avventura, come in un parco giochi. Puoi guidare un'auto sportiva alla velocità della luce in autostrada? Fai pure, non c'è traffico a impedirtelo. Vuoi giocare a golf dalla cima di un grattacielo? Perché no? Chi se ne frega se con la pallina da golf finisci per rompere una o due finestre? Hai sempre sognato di vivere in un'enorme villa? Indovina un po', ora è possibile. Hai un mondo di possibilità da esplorare e nulla può impedirti di sperimentarle tutte. Ok, hai fatto il pieno di emozioni e di brividi e ora stai iniziando a riflettere su cosa fare dopo. Forse è arrivato il momento di mettersi al lavoro e di capire la ragione dell'improvvisa scomparsa di tutti. Potrebbe esserci qualcun altro là fuori. E se non fossi l'unica persona rimasta? Potresti iniziare a perlustrare la città e persino avventurarti oltre i suoi confini, ma il mondo è grande e potresti non imbatterti mai in anima viva. Questo pensiero può essere terrificante, vero? Passiamo quindi a questioni più importanti, come il modo in cui sopravvivere in questa terra desolata, che ora è il tuo regno. È ora di guardare in faccia la realtà e di pianificare i prossimi passi per assicurarti di poter superare questa situazione, qualunque cosa accada. La prima cosa da fare è trovare cibo e acqua pulita. Naturalmente ne avrai una bella scorta per qualche tempo, ma gli articoli deperibili come frutta e verdura non dureranno per sempre. Meglio consumarli prima che vadano a male. Dopotutto, le centrali elettriche che alimentano le unità di refrigerazione dei negozi di alimentari non sono gestite più da nessuno, quindi è inevitabile che si spengano. A questo proposito, devi pensare alle scorte d'acqua. Nelle fasi iniziali, cerca di recuperare ogni singola bottiglia d'acqua che trovi nei negozi vicini e portale nel tuo rifugio. Purtroppo alla fine le bottiglie finiranno e dovrai trovare un modo per filtrare l'acqua. Sarà un compito fondamentale per garantirti di sopravvivere a lungo termine. Pensa a mettere le mani su un filtro per l'acqua portatile, come questo. In questo modo sarai in grado di raccogliere l'acqua da qualsiasi fonte, sia essa un fiume o anche una buca scavata da te, e di berla in men che non si dica dopo averla purificata. Hai mangiato tutti gli alimenti deperibili di cui avevi fatto scorta per giorni, settimane o forse anche mesi. Ora è il momento di pensare al futuro e alle scorte alimentari a lungo termine. Poiché non c'è elettricità per far funzionare il frigorifero e il congelatore, dovrai fare affidamento su alimenti non deperibili come riso, fagioli e prodotti in scatola. Saranno i tuoi fidati compagni nella sopravvivenza. Tuttavia, con il passare del tempo dovrai pensare a fonti di cibo sostenibili ed è qui che entrano in gioco le tue abilità agricole.
Dovrai iniziare a imparare a coltivare il cibo prima che le tue scorte si esauriscano del tutto. Parliamo di forniture mediche. Sono un aspetto cruciale per sopravvivere in un mondo in cui non c'è nessuno a cui rivolgersi per ricevere assistenza medica. La cosa migliore da fare è saccheggiare tutte le farmacie che trovi e rifornirti di scorte future per prepararti a qualsiasi emergenza. È inoltre essenziale essere prudenti, poiché non ci saranno medici in grado di aiutarti in caso di ferite gravi. Quando sarai l'ultimo essere umano sulla Terra, dovrai imparare un sacco di abilità di sopravvivenza per continuare a vivere. Mi riferisco alla caccia, al primo soccorso, alla cucina e a molte altre cose. Non si tratta solo di coltivare e filtrare l'acqua, anche se è importante. In questo momento probabilmente fai affidamento su un gruppo di persone senza nemmeno rendertene conto. Ma in questo nuovo mondo dovrai cavartela da solo. La buona notizia è che hai tutto il tempo per imparare cose nuove e ampliare le tue conoscenze. Ricordi le biblioteche e le librerie che superavi senza nemmeno lanciargli uno sguardo? Ora sono la tua risorsa per diventare l'esperto di sopravvivenza per eccellenza. E sì, non avrai internet ad aiutarti, ma imparerai a fare le cose alla vecchia maniera. Dovrai avere sempre con te degli attrezzi di sopravvivenza. Potresti trovarti in una sorta di guaio senza che nessuno possa aiutarti. Per questo avere una sorta di cassetta degli attrezzi da escursione come questa potrebbe salvarti la vita. Ha tutto ciò che serve per trovare la strada e rimanere al caldo e al sicuro sia in natura che in città. Per quanto ti piaccia la solitudine, prima o poi avrai bisogno di un po' di compagnia. Certo, potresti procurarti uno o due animali domestici o addirittura creare il tuo zoo personale. Ma attenzione, non vorrai essere divorato da un branco di lupi o di leoni, vero? Magari limitati a un cane, un gatto o un uccello in grado di imitare la tua voce, per poter fingere di conversare con qualcuno. In ogni caso, avrai bisogno di un qualche tipo di legame con un altro essere vivente, quindi inizia a pensarci. Hai tutto il mondo per te, giusto? Puoi vivere in qualsiasi villa, palazzo o albergo tu voglia. Sembra fantastico, non è vero? Ma siamo onesti, vivere sempre nel lusso può stancare in fretta. Inoltre, questi edifici inizieranno a sgretolarsi e a cadere a pezzi, senza nessuno che se ne prenda cura. Allora, forse è meglio scappare dalla città. Puoi andare ovunque, il mondo è tutto tuo. Ma prima di fare le valigie, ricorda che devi trovare un modo per arrivarci. Il problema è che tutte le auto e i camion saranno inutili, perché il loro carburante sarà andato a male dopo pochi anni. Meglio forse scegliere un posto dove stabilirsi per sempre. E a mio parere faresti bene a evitare i luoghi con condizioni climatiche estreme. Affrontare da solo un uragano, una bufera di neve o un tornado non sembra una passeggiata. Non dimenticarti dei vestiti. Sì, lo so, puoi svaligiare i negozi e provare tutti gli abiti più strani o vestirti come una celebrità per un po'. Ma siamo realisti. Avrai bisogno di vestiti che ti aiutino a sopravvivere. Quindi assicurati di avere qualcosa per ogni stagione e di avere con te molti vestiti caldi e coperte. Anche una coperta isotermica può essere utile. Fanne scorta per ogni evenienza. Non occupa molto spazio e può salvarti la vita. Anche se ti trasferisci in un posto dove fa sempre caldo, di notte può fare freddo, quindi devi essere preparato. Ma passiamo al lato positivo delle cose. Senza nessuno in giro, puoi trovare ogni tipo di modo per intrattenerti. Certo, le abilità di sopravvivenza sono importanti, ma puoi anche imparare nuovi hobby e diventare creativo. Immagina di imparare a dipingere, a scolpire o di scrivere un libro. Potresti essere il nuovo Stephen King, ma senza concorrenza. Come chiameresti il tuo capolavoro? Il sopravvissuto? Guida definitiva alla sopravvivenza? Le possibilità sono infinite. Ma non dimenticare di continuare a parlare tra te e te con il tuo pappagallo domestico. Per non dimenticare come usare la voce. Si parte. Ho preparato per te un tour planetario coi fiocchi. Partiamo da Mercurio, il più piccolo degli 8 pianeti del Sistema Solare. Qui durante il giorno la temperatura in superficie tocca i 430 gradi centigradi, mentre di notte può scendere anche fino ai meno 180 gradi centigradi. L'escursione termica è così drastica perché Mercurio non ha quasi atmosfera, se si esclude un velo sottilissimo detto esosfera. Per questo Mercurio non è abitabile. Le sue temperature e la radiazione solare impediscono lo sviluppo di qualsiasi forma di vita. Ma supponiamo di trovare un modo per vivere su Mercurio. Come sarebbe la vita lassù? La superficie di Mercurio somiglia a quella della nostra Luna, colma di crateri lasciati da meteoriti. A differenza della Luna, la superficie di Mercurio è grigio-bruna. Ma ora guarda, il Sole visto da Mercurio è quasi 3 volte più grande di come appare a noi. E la sua luce è 7 volte più luminosa. Immagina che occhiali da sole servirebbero se abitassimo lì. Ma un giorno forse Mercurio potrà ospitare forme di vita. Non ci sperare, è praticamente impossibile. Proviamo a visitare Venere.
Forse avrei pensato che il pianeta più caldo del Sistema Solare sia Mercurio, visto che è il più prossimo al Sole. Invece quel titolo spetta a Venere. Ma perché Venere è così caldo? Il motivo principale è la sua atmosfera, composta quasi esclusivamente di anidride carbonica e così densa da creare un infinito ed estremo effetto serra sul pianeta. In pratica, i gas nell'atmosfera bloccano la dispersione del calore dalla superficie. In questo modo Venere non può mai raffreddarsi. L'acqua sulla sua superficie si vaporizza all'istante. Se la superficie di Venere fosse cibo, la sua atmosfera sarebbe allora il microonde. Ecco perché su questo pianeta si toccano i 465 gradi centigradi. Come sarebbe la vita su Venere? Noi abbiamo le stagioni perché l'asse della Terra è inclinato. Su Venere, invece, non succede nulla del genere in tutto l'anno. Ogni notte e ogni giorno su questo pianeta sono uguali ai precedenti. Ma il cielo, come lo vedremmo? Le nuvole che avvolgono Venere sono gialle o bianche e consistono quasi del tutto di acido solforico. Ma allora perché Venere ci appare rossastro se osservato dalla Terra? Ehi, sai, stabilire il vero colore di un pianeta non è poi così facile. L'osservazione da lontano può trarre in inganno. Se quindi decidessimo di viaggiare fin lì e osservare Venere da vicino, vedremmo una superficie, appunto, rossastra. Le molecole di anidride carbonica e acido solforico respingono gran parte dei raggi solari, motivo per cui Venere ha questo particolare colore. Sai che Venere è il pianeta gemello della Terra? Sono quasi identici per massa e dimensioni, hanno la stessa età e la densità della loro atmosfera è molto simile. L'orbita di Venere, inoltre, è la più vicina a quella terrestre. Si è persino ipotizzato che su Venere potesse esserci vita, ma ahimè, ho brutte notizie. No, Venere è del tutto inabitabile. Spostiamoci su Marte. A differenza di Venere, su Marte ci sono le stagioni, perché il suo asse è inclinato. Ha anche effetti stagionali secondari, perché la sua orbita è molto ellittica. L'emisfero sud di Marte ha inverni più freddi ed estati più calde rispetto all'emisfero nord. La temperatura media su Marte è di circa meno 60 gradi centigradi. Ma le temperature variano molto dai poli all'equatore. Anzi, possono variare drasticamente anche nel giro di una settimana. Però, insomma, in confronto a Venere e Mercurio, qui non è male, no? Marte è abitabile. Il nemico numero uno di ogni forma di vita è la radiazione solare. La Terra è protetta dal suo campo magnetico e dalla sua densa atmosfera. Su Marte il discorso è diverso. La sua gravità è appena un terzo di quella terrestre. Questo, più l'atmosfera molto sottile, rende difficile per qualsiasi forma di vita sopravvivere su Marte. Nel 2013 la NASA annunciò la scoperta di un antico lago che avrebbe potuto ospitare microorganismi. Ed è appurato ormai che anticamente su Marte c'era acqua allo stato liquido, cosa che fa ipotizzare che sul pianeta rosso potessero esserci le condizioni per supportare la vita. Ma che fine ha fatto quell'acqua? Probabilmente l'assottigliamento dell'atmosfera ha raffreddato la superficie di Marte e reso impossibile la presenza di acqua allo stato liquido. Al tempo stesso, Marte potrebbe aver perso il suo originario campo magnetico. Può anche darsi che il pianeta rosso sia troppo piccolo per mantenere l'acqua costantemente liquida. Marte, insomma, non è abitabile. Ma gli scienziati continuano a studiare il pianeta e forse, chissà, nuove scoperte ci attendono. E ora andiamo su Giove. Chiediamoci come sarebbe vivere sul pianeta più grande del Sistema Solare. Giove è naturalmente del tutto inadatto a ospitare forme di vita. Le temperature estreme e soprattutto la particolare composizione del pianeta rendono impossibile la presenza di organismi viventi. Giove è fatto di gas, in particolare idrogeno ed elio. Gas che ricoprono l'intero pianeta, letteralmente. Non esiste superficie solida su Giove. Gli strati di gas arrivano fino al nucleo, dove diventano liquidi e poi si trasformano in plasma, perché la pressione atmosferica a quel punto raggiunge livelli inimmaginabili sulla Terra. Per capirci, un ipotetico organismo su Giove dovrebbe resistere a pressioni atmosferiche almeno 1000 volte maggiori che sulla Terra. Quale essere potrebbe mai farcela? Nessuno. Giove è assolutamente inabitabile. Ma sembra che una delle sue lune, Europa, possa essere più ospitale. Cambiamo scenario. Saturno, il secondo pianeta più grande del Sistema Solare. Come Giove, anche Saturno è un gigante gassoso composto per lo più di idrogeno ed elio. Che temperature ci sono su Saturno? Gelide? Non solo. Spirano anche venti di potenza furibonda.
Nello strato superiore dell'atmosfera i venti infuriano a 490 metri al secondo. Cerchiamo di capire, paragonandoli a una tempesta terrestre. L'uragano più forte mai registrato sul nostro pianeta raggiunse la velocità di 107 metri al secondo. Perciò, se ti stai chiedendo se c'è vita su Saturno, la risposta è ovvia. La vita, per come la intendiamo noi, lì non esiste. Prossima tappa. Urano, uno dei due pianeti giganti ghiacciati. L'atmosfera di Urano è in effetti dominata dal ghiaccio, cosa che dà al pianeta il suo caratteristico colore blu. Così come l'alta concentrazione di metano nell'atmosfera che riflette la luce blu. Stesso discorso per Nettuno. Urano è il pianeta più freddo del Sistema Solare, con temperature medie nell'ordine di meno 224 gradi centigradi. La vita ha bisogno della luce del Sole. Su Urano non c'è nulla che possa produrre l'energia necessaria perché si sviluppi la vita. Urano, insomma, è il mondo più inospitale che puoi immaginare. Vediamo dunque Nettuno, il secondo gigante ghiacciato. Cosa si cela qui, nel pianeta più distante dal Sole? Anzitutto un freddo spaventoso. Non esiste alcuna fonte di energia o di acqua liquida per sostenere anche le forme di vita più elementari. Secondo gli scienziati, Nettuno è uno dei pianeti con le condizioni più ostili in assoluto. Ma cosa rende un pianeta abitabile? Non solo per noi esseri umani, intendo abitabile in generale, anche per microbi e batteri. Perché esista la vita, devono esserci precise condizioni. Ogni organismo necessita di cibo, acqua e della giusta temperatura per svilupparsi. L'atmosfera è un elemento cruciale. Noi, ad esempio, respiriamo ossigeno e possiamo sopravvivere solo a temperature né troppo calde né troppo fredde. Un altro elemento cruciale è la gravità. Nessuno dei pianeti del Sistema Solare ha la stessa gravità della Terra. La vita su quei pianeti dovrebbe assumere forme a noi sconosciute. Tutti gli esseri viventi terrestri si sono adattati alla nostra atmosfera. Altrove, le forme di vita dovrebbero adattarsi ad altre condizioni. Il 2022 e il 2023 sono stati anni fondamentali per la scoperta di mondi nuovi e affascinanti. L'anno scorso, la NASA ha superato i 5.000 esopianeti confermati. L'elenco è incredibilmente vario. Include superterre rocciose, giganti gassosi come Giove, giganti di ghiaccio come Nettuno e così via. E questo è solo l'inizio. Potrebbero esserci più di un trilione di esopianeti solo nella nostra galassia. Ma la domanda più importante è: quanti di loro sono abilitati? Intendo, per noi. Ci sono pianeti in questa lista che potrebbero avere vita? Oppure che potrebbero diventare una futura casa per noi? Certo che ci sono, e nel biennio ne abbiamo trovati ben 5. Quindi allaccia le cinture e tieniti forte per una corsa sfrenata oltre il nostro sistema solare. Il primo pianeta della nostra lista è Wolf 1069b, un nome davvero noioso. Quindi lo soprannominerò semplicemente Wolfie perché, ehi, chi mi fermerà? La NASA? Un nuovo studio condotto da 50 astronomi stralunati ha confermato qualcosa di straordinario. Questo esopianeta Wolfie per noi, che si trova a solo 31 anni luce, potrebbe potenzialmente essere un mondo roccioso. In altre parole, teoricamente è un pianeta abitabile. Il team dietro la scoperta ha utilizzato una tecnica chiamata velocità radiale per rilevare l'esopianeta. Questo è un modo in cui gli scienziati studiano i movimenti di stelle e pianeti. È come se quando giochi a palla con un amico, mentre ti lanciano la palla, puoi vederla avvicinarsi sempre di più. In soldoni è questa la velocità radiale. Quando un pianeta si muove verso di noi, fa sembrare che la stella su cui orbita si stia avvicinando a noi. Quando il pianeta si allontana da noi, anche la stella sembra più distante. Gli scienziati possono utilizzare queste informazioni per capire cosa sta facendo il pianeta e quanto è grande. Ed è così che hanno trovato Wolfie. Si stima che questo esopianeta abbia le dimensioni della Terra e circa una volta e un terzo la massa del nostro pianeta. Sta orbitando attorno a una stella nana rossa che chiamerò mamma di Wolfie, al posto di Wolf 1069. Ma ecco il vero dettaglio. Wolfie orbita all'interno della zona abitabile della sua stella, il che significa che è un ottimo candidato per l'esistenza di acqua allo stato liquido sulla sua superficie. È come vincere il jackpot esoplanetario. Oh, vorrei avere un biglietto! Lo studio stima che se Wolfie avesse un'atmosfera simile alla Terra, le temperature potrebbero salire fino a 12 gradi, il che significherebbe che l'acqua liquida potrebbe accumularsi sul lato diurno del pianeta. Ma ecco il trucco. L'esopianeta è legato alla sua stella in modo mareale, il che significa che lo stesso lato è sempre rivolto verso la stella. Immagina, un lato del pianeta è sempre al sole della sua stella,
mentre l'altro è nell'oscurità eterna, come la scuola media. Stavo solo scherzando. Il team dietro la scoperta ritiene che sia un ottimo candidato per ulteriori studi, ma probabilmente dovremo aspettare altri 10 anni per le risposte. Fino ad allora dovremo solo continuare a scrutare i cieli con i nostri telescopi e incrociare le dita. Il prossimo pianeta è TOI 700E. Qual è un buon soprannome? La NASA ha appena scoperto un nuovo pianeta che è destinato a prendere d'assalto la galassia, o dovremmo dire in orbita. Lo soprannominerò semplicemente Giocattolino. Ha quasi le dimensioni della Terra, molto probabilmente ha acqua liquida sulla sua superficie e dista solo 100 anni luce. Non stiamo parlando di un viaggio su strada, ovviamente, ma è abbastanza vicino nel grande schema delle cose. Giocattolino è il quarto pianeta nel suo sistema e ha un'orbita un po' corta, solo 28 giorni per girare intorno alla sua stella. Beh, almeno avresti un compleanno ogni mese. Evviva! Questa volta la scoperta è stata effettuata utilizzando il metodo del transito. I pianeti stessi sono incredibilmente piccoli e difficili da rilevare, ma quando un pianeta si trova di fronte alla stella, blocca parte della luce proveniente da esso, facendola sembrare un po' più fioca. Non appena il pianeta si allontana, la stella diventa di nuovo più luminosa. Quindi, per trovare il pianeta, gli scienziati osservano molto attentamente per vedere se la luminosità della stella cambia. Se lo fa, significa che probabilmente c'è un pianeta che gioca a nascondino con noi. È così che hanno scoperto Giocattolino. La missione TESS lo ha scoperto. Ha scoperto 66 nuovi esopianeti e altri 2100 candidati in attesa di conferma. TESS è stato impegnato a creare immagini per il 75% del cielo. Parliamo di efficienza! Giocattolino si trova nella zona abitabile ottimistica, tra i pianeti di classificazione C e D, ma potrebbe essere bloccato dalle maree, proprio come Wolfie. Quindi potremmo dover accontentarci di un mondo acquatico unilaterale. La scoperta di questo pianeta è una prospettiva promettente per future osservazioni e dimostra il potenziale di TESS nel trovare esopianeti ancora più piccoli in futuro. Chissà, un giorno potrebbe trovare una nuova casa per l'umanità tra le stelle, o almeno un nuovo luogo di vacanza. Successivamente abbiamo i gemelli, GJ1002b e GJ1002c. La galassia si è appena un po' avvicinata a noi con la scoperta di due esopianeti, che chiamerò Hansel e Gretel, che sono a pochi passi dal nostro sistema solare. Esatto, questi due pianeti simili alla Terra si trovano a meno di 16 anni luce di distanza, il che è solo un salto dietro l'angolo in termini spaziali. Per capirci, Proxima Centauri b è l'esopianeta di massa terrestre più vicino, a 4,2 anni luce di distanza. Quindi questi due nuovi vicini sono tra i meno distanti da noi. Entrambi orbitano attorno a una stella nana rossa con appena un ottavo della massa del Sole. È abbastanza bello e debole, ma va bene dato che entrambi i pianeti sono molto vicini ad esso. Hansel impiega 10 giorni per orbitare attorno alla sua stella, mentre Gretel impiega poco più di 21 giorni. Ancora più compleanni, immagino. La scoperta è stata fatta da un team scientifico internazionale e non è stata un'impresa da poco. Il team ha dovuto lavorare insieme con due strumenti, Espresso e Carmis. Il risultato? Un caffè latte? No. Ciò che hanno ottenuto sono state misurazioni così accurate che potresti praticamente contare il numero di crateri sulla superficie dei pianeti. La buona notizia è che i pianeti si trovano nella zona abitabile della loro stella e hanno le dimensioni giuste, il che li rende ottimi candidati per futuri studi sull'atmosfera. L'autore Alejandro Suarez Mascareño afferma: «La natura sembra intenzionata a mostrarci che i pianeti simili alla Terra sono molto comuni. Con questi due ora ne conosciamo 7 nei sistemi planetari abbastanza vicini al Sole. Chi sapeva che i nostri vicini potessero essere così amichevoli?» In conclusione, la scoperta di Hansel e Gretel è un passo da gigante per l'umanità. Quindi alziamo tutti un bicchiere di H2O o qualunque cosa bevano sugli esopianeti e festeggiamo! L'ultimo pianeta della nostra lista è LP899C, che chiamerò Bob. Questa superterra, situata a circa 98 anni luce di distanza, è circa il 40% più grande del nostro pianeta natale. Inoltre ha un gemello, che chiamerò Ray, che è fino al 75% più grande della Terra. Più spazio è sempre una buona cosa, giusto? I due pianeti orbitano attorno ad una stella nana rossa. Sfortunatamente, Ray è piuttosto caldo, con una temperatura stimata di 122 gradi, quindi non toccare. Suo fratello Bob si trova nella zona abitabile della sua stella, il che lo rende un ottimo candidato per il potenziale della vita. Ma ricordiamoci che la temperatura effettiva dei pianeti dipende dalle loro atmosfere. È possibile che Bob, essendo il pianeta più esterno, abbia un effetto serra fuori controllo che lo rende più simile a Venere che alla Terra.
quindi dopo tutto potrebbe essere troppo caldo per essere abitabile. Ma non perdiamo ancora le speranze. Il telescopio James Webb, lanciato nel dicembre 2021, è sul caso. Con la sua tecnologia all'avanguardia e potenti strumenti, compresi gli spettrografi, può scrutare le atmosfere degli esopianeti e rilevare quali potrebbero essere abitabili. Quindi vediamo cosa scoprirà. Questo pianeta è stato elencato come il secondo pianeta terrestre della zona abitabile più favorevole. Ora è nella lista con altri 7 pianeti simili alla Terra, tutti a circa 40 anni luce di distanza da noi. Forse diventeranno le nostre nuove case in futuro, o forse dovremmo sistemare la casa che abbiamo. Ma fino ad allora, goditi questo momento e celebra tutte queste nuove scoperte. Chissà quanti altri pianeti troveremo in futuro, considerando quanto la tecnologia si sviluppa ogni anno. Migliaia? Milioni? Nel frattempo, Bob e Ray, Hansel e Gretel, Giocattolino, Wolfie e sua madre saranno tutti là fuori, ad aspettarci. La ricerca di ET è iniziata. Ed è davvero emozionante. Con il successo del lancio del telescopio spaziale James Webb, la ricerca di pianeti simili alla Terra è diventata un argomento popolare in tutto il mondo. Oltre al telescopio spaziale James Webb, vengono utilizzati anche altri strumenti per trovare questi pianeti simili alla Terra. Il satellite TESS e il telescopio Kepler sono in prima linea nella ricerca di altre terre. Dopo aver affrontato il lato filosofico della questione, daremo un'occhiata da più vicino a queste due ricerche e a ciò che il telescopio spaziale James Webb spera di trovare. Allora, perché stiamo cercando pianeti simili alla Terra? Beh, perché possiamo. Grazie ai progressi ottenuti nella tecnologia dei telescopi, oggi riusciamo ad osservare in modo molto preciso le stelle e siamo anche riusciti a scoprire i primi esopianeti. I pianeti girano intorno alle stelle e questo movimento crea un'interazione gravitazionale tra il pianeta stesso e la sua stella. Si attraggono. L'attrazione del pianeta verso la stella fa sì che la luce stellare oscilli in avanti e indietro, mentre il pianeta o i pianeti orbitano attorno alla stella. È sempre stato così, ma questa oscillazione non è mai stata rilevata, perché del resto le stelle brillano sempre. Sai com'è? Stella, stellina. È stato tutto grazie all'ottica adattiva all'interno dei telescopi che ci ha consentito di trovare questi esopianeti, eliminando lo scintillio delle stelle. Le molle meccaniche sul lato inferiore degli specchi dei telescopi permettono di piegare leggermente questi specchi, neutralizzando così la distorsione, o lo scintillio, causato dalla luce delle stelle che passa attraverso l'atmosfera terrestre. Senza il barlume, la leggera oscillazione causata dai pianeti che attraggono le stelle è osservabile. Più grande è l'oscillazione, più pianeti ci sono. È chiamato metodo astrometrico di rilevamento degli esopianeti. Intricato, eh? Hanno dedotto, dopo aver analizzato queste oscillazioni, che esistono interi sistemi stellari e letteralmente migliaia di esopianeti, anche se non hanno mai visto questi pianeti. Improvvisamente il nostro sistema solare non era più unico nel suo genere. Gli astronomi sono rimasti sbalorditi dall'inevitabile conclusione che, probabilmente, ogni stella ha dei pianeti. E non potevano fare altro che porsi la domanda più difficile: la Terra è unica o esistono altre Terre? Ed è così importante cercare questi altri pianeti? Beh, considerando tutte le risorse finanziarie che i paesi sviluppati stanno spendendo per trovare pianeti simili alla Terra, possiamo dire senza alcun dubbio che è una cosa molto importante. Considera solo che il lancio del telescopio James Webb è costato 10 miliardi di euro, il telescopio Kepler è costato 550 milioni di euro e il satellite TESS è costato 200 milioni di euro. Quindi sì, direi che visto i soldi che si spendono, la cosa è abbastanza seria. Se poi tieni presente che questi costi sono solo per l'hardware, poi c'è da mettere in conto tutto quello che c'è dietro a questa ricerca, tra cui tutti gli stipendi del team di ricerca, gli analisti e tutti gli altri scienziati provenienti dalle università, agenzie spaziali nazionali e istituzioni private di tutto il mondo. Quindi sì, diciamo che trovare un'altra Terra è un'impresa davvero colossale. E se ne trovassimo una? Allora la Terra non sarebbe più sola e non sarebbe nemmeno possibile andarci a fare una scappatina. Ancora non c'è possibile fare dei viaggi interstellari, e questo perché non siamo ancora così tecnologicamente avanzati. Ma sapere che ci sono dei pianeti simili alla Terra al di fuori della Via Lattea, con tutto ciò che a noi serve, come l'acqua allo stato liquido, l'ossigeno e l'abitabilità, renderebbe lo spazio meno inquietante, più accogliente e più eccitante da studiare ed esplorare. Potrebbe anche renderci più orgogliosi del nostro pianeta natale e renderci dei terrestri migliori.
Il telescopio Kepler, il satellite TESS e il telescopio spaziale James Webb utilizzano approcci ben distinti per trovare questi esopianeti e l'acronimo TESS ci dice qual è il suo metodo. La T sta per transitare ed è alla base di questa ricerca. La E sta per, beh, è facile, esopianeti, cioè l'obiettivo della ricerca stessa. La S sta per sondare, perché TESS cerca tra migliaia di stelle vicine. E la S finale sta per satellite, perché TESS è in orbita attorno alla Terra, a differenza del telescopio spaziale James Webb che orbiterà attorno al Sole. Quando un pianeta passa davanti alla sua stella, si parla di transito, e il pianeta blocca parte della luce proveniente dalla stella. Questa diminuzione o attenuazione della stella può essere misurata. L'oscuramento della luce delle stelle racconta molte cose sul pianeta. Sapendo quant'è luminosa la stella e quanto la luce viene attenuata da una transizione, possiamo dire quanto è grande il pianeta o quant'è vicino. Ma non sapremo nulla di tutto ciò fin quando l'orbita del pianeta non viene cronometrata. E questo significa che il nostro satellite TESS deve registrare dei video molto lunghi. Video di stelle! A Hollywood piacerebbe. Il satellite TESS non ha un telescopio, ma utilizza 4 telecamere CCD per trasmettere in streaming video di lunga durata di quante più stelle possibili, persino centinaia di migliaia. Perché così tante? Perché per poter osservare il transito di un pianeta deve passare direttamente tra le telecamere del satellite TESS e la stella. Se un pianeta non si trova nell'angolo di visuale esatto tra la stella e la telecamera, non può essere visto perché non oscurerà la luce della stella. I transiti planetari sono rari. Ad esempio, Venere oscura il Sole solo ogni 200 anni. Eppure le telecamere di TESS stanno vedendo molti transiti planetari tra le centinaia di migliaia di stelle a cui stanno facendo video in streaming. E sai questo cosa significa? Significa che ci devono essere centinaia o migliaia di altri pianeti oltre a quelli osservati con il metodo di transito. È quindi logico dedurre che ogni stella ha dei pianeti. Sì, i pianeti sono ovunque. E ora, ta-da! Il telescopio spaziale James Webb, con il suo gigantesco specchio largo 6,5 metri, si sta aggiungendo a questa ricerca. La sua tecnologia è straordinaria, una meraviglia del mondo moderno, un miracolo dell'ingegneria. L'attesa sta raggiungendo il culmine, ma con la cresciuta attesa arriva una quantità quasi uguale di trepidazione. E c'è comunque il rischio che qualcosa vada storto prima che il telescopio spaziale James Webb ci restituisca delle immagini. Dopo che il telescopio spaziale Hubble, ad esempio, fu lanciato nel 1990, dovettero intervenire e ripararlo nel 1993. Lo specchio dell'Hubble non era stato controllato a dovere e le immagini che inviava erano molto sfocate. Gli astronauti ci sono saliti sopra e hanno eseguito una spettacolare passeggiata spaziale per riparare lo specchio. Dopo la riparazione, le immagini inviate da Hubble erano più precise di quanto ci si aspettasse. Ecco come è apparso un modello migliorato. Questo non può accadere con il telescopio spaziale James Webb. Il telescopio spaziale Hubble orbita attorno alla Terra ed è accessibile agli astronauti. Il telescopio spaziale James Webb orbita attorno al Sole, ben oltre la Luna, fuori dalla portata degli astronauti. Oggi non esiste un veicolo spaziale attrezzato per arrivare fin lì, e se qualcosa dovesse andare storto, non potrà essere riparato manualmente. Inoltre, il telescopio spaziale James Webb ha una sola telecamera a bordo per ispezionare eventuali danni che potrebbe subire o malfunzionamenti meccanici che potrebbero verificarsi nello spazio interplanetario. Qualsiasi correzione dovrà essere eseguita in remoto, qui, dalla Terra. Il telescopio spaziale James Webb è già in funzione. I suoi 18 segmenti a specchio dovranno essere del tutto allineati per produrre una sola immagine e ci vorranno diversi mesi prima che si allineino del tutto. 70 dei primi 286 incarichi del telescopio riguardano la ricerca di esopianeti. Grazie all'utilizzo dei dati delle precedenti ricerche, non impiegherà molto tempo. Le loro posizioni orbite sono già note e il telescopio James Webb si metterà subito all'opera. Il telescopio spaziale James Webb non è un telescopio ottico come il telescopio spaziale Hubble o qualsiasi altro telescopio che vede la luce visibile. Invece, vede la luce infrarossa. Le immagini dei pianeti saranno come dei puntini luminosi, un po' sfocati se hanno delle atmosfere. Gli spettri dei pianeti forniranno la maggior parte delle informazioni sull'esopianeta. Qualsiasi gas attorno all'esopianeta assorbirà un po' della luce stellare, mentre la stella passa attraverso l'atmosfera del pianeta. Supponiamo che ci sia del metano, ossigeno o anidride carbonica nell'atmosfera, i gas che più indicano la vita. In tal caso, il telescopio spaziale James Webb sarà in grado di rilevarli mediante un'analisi spettroscopica.
Grazie all'infrarosso si potrà avere l'immagine dell'esopianeta, i suoi intervalli di temperatura, il contenuto atmosferico, la probabilità di acqua liquida e persino la probabilità di vita. E non è una cosa da poco. Il telescopio spaziale James Webb ha anche altre missioni da svolgere. È incaricato di esaminare la formazione delle stelle e la formazione di pianeti nelle nebulose della Via Lattea. E dovrà anche capire come si formano i sistemi solari. Grazie alla luce infrarossa, il telescopio spaziale James Webb scruterà le galassie più lontane, galassie la cui luce viene bloccata da polveri e gas. Queste lontane galassie si sono formate poco dopo il Big Bang, e capire come si sono formate è una missione essenziale per il telescopio spaziale James Webb. Queste galassie remote si stanno allontanando così velocemente che la luce che emettono si estende al di sotto della frequenza dello spettro visibile, nell'infrarosso. E questo telescopio potrà vedere queste galassie prima invisibili. Ci auguriamo di far luce sulla misteriosa energia oscura che sta causando l'espansione dell'universo a una velocità sempre crescente. La speranza è che il telescopio spaziale James Webb possa ampliare significativamente la nostra conoscenza di questo fantastico universo in cui tutti noi viviamo. Immagina, tutti i pianeti del Sistema Solare si sono riuniti e hanno deciso che la Terra deve trasferirsi in un'altra galassia. E adesso? Beh, se la Terra venisse espulsa dal Sistema Solare, il viaggio sarebbe alquanto accidentato. Come forse saprai, ogni pianeta ha una sua orbita intorno al Sole, garantendo il perfetto funzionamento di tutto il Sistema Solare. Ma non è sempre stato così. Miliardi di anni fa, pianeti e asteroidi si scontravano costantemente. Ci è voluto del tempo prima che ogni pianeta trovasse la propria orbita individuale e il nostro sistema prendesse la forma che ha oggi. Ora, come forse saprai, la caratteristica più importante del Sistema Solare è la gravità. La gravità attrae ogni singolo pezzo di materia verso ogni altro pezzo di materia nell'universo. Maggiore è la massa, maggiore è la gravità. Il Sole costituisce il 99,75% di tutta la massa del Sistema Solare. Ed è grazie all'attrazione gravitazionale del Sole che la Terra ha un suo percorso stabile e affidabile. Ma la Terra potrebbe diventare pianeta orfano anche senza l'intervento degli altri pianeti. Sì, è una possibilità reale, improbabile ma reale. Ad esempio, se un qualsiasi pianeta errante o stella dovesse viaggiare vicino al Sistema Solare, la sua forza gravitazionale potrebbe rovinare il nostro equilibrio. E sapevi che già è successo? Circa 70.000 anni fa, una nana rossa attraversò la nube di Oort, generando il caos. La nube di Oort è un cerchio di detriti spaziali situato ai margini del nostro Sistema Solare. Si trova ben oltre Plutone e la fascia di Kuiper e circonda il Sole in un gigantesco guscio a forma di sfera. Oltre agli 8 pianeti e alla fascia di Kuiper, c'è un'altra fascia di asteroidi tra Marte e Giove. Gli scienziati credono che un'altra nana rossa attraverserà il nostro Sistema Solare, Gliese 710. È una stella arancione della costellazione Coda del Serpente. Gli astronomi si aspettano che passi vicino al Sole tra 1,29 milioni di anni circa, a una distanza di circa 160 miliardi di chilometri. Questa stella ha circa il 60% della massa del Sole, sufficiente a causare grande caos nel nostro sistema. Se questa stella dovesse entrare nel nostro sistema, potremmo vederla nel cielo notturno a occhio nudo. Sarebbe come guardare un puntino arancione nel cielo. Nel corso dei mesi crescerebbe sempre di più fino a poterla vedere anche di giorno. A un certo punto diventerebbe così grande e luminosa che non saremmo in grado di guardarla direttamente. Proprio come il Sole. Ma lo facciamo comunque, vero? A questo punto il cielo notturno si riempirebbe di un inquietante bagliore rosso. E dopo mesi la stella arancione comincerebbe a rimpicciolirsi. Diventerebbe più piccola del Sole, ma poi, ehi, anche il Sole si fa più piccolo. Beh, sì. Il passaggio di Gliese 710 porterebbe la Terra fuori dalla sua orbita e dalla sua forza gravitazionale, modificando il nostro allineamento naturale. La Terra vagherebbe nel Sistema Solare fino a raggiungere lo spazio.
Quindi cosa accadrebbe al nostro pianeta? Prima di tutto, la Terra lascerebbe quella che è conosciuta come zona Goldilocks o zona abitabile. È una parte piuttosto ristretta del sistema solare dove la vita umana può prosperare. E qual è il suo segreto? Acqua allo stato liquido. Gli astronomi hanno scoperto che anche Mercurio ha acqua, ma solo al polo nord e sud, dove non c'è mai luce. Plutone, il pianeta nano più lontano nel sistema solare, è composto per il 30% da acqua, ma gran parte si nasconde sotto uno spesso strato di ghiaccio. Se mai la Terra lasciasse il suo posto privilegiato, viaggerebbe intorno alla galassia alla sua velocità orbitale di 108.000 km orari. Più o meno quanto un ghepardo. Abbastanza veloce, eh? Quindi dopo circa un mese l'umanità vedrebbe il gigante rosso Marte all'orizzonte. A questo punto avremo all'incirca il 44% della luce solare che avevamo una volta. Se qualcuno volesse fondare una nuova civiltà, questo sarebbe il momento ideale. Con la luce solare ridotta, sarebbe più difficile per le piante continuare a fare la fotosintesi, quindi la maggior parte della flora del nostro pianeta comincerebbe a morire. Pochi giorni dopo aver lasciato l'orbita di Marte, dovremmo affrontare una bella sfida. Viaggiare attraverso la fascia di asteroidi. Un insieme di piccoli corpi rocciosi e metallici. Sono fondamentalmente gli avanzi del Big Bang che ha creato il nostro sistema solare 4,6 miliardi di anni fa. Quindi, in un certo senso, è come viaggiare indietro nel tempo. Fortunatamente per noi, la distanza tra un asteroide e l'altro è di circa 965.000 km. Dopo aver superato un asteroide, potrebbe volerci un po' prima di imbatterci in un altro. Se riuscissimo a uscirne illesi, vedremmo il primo gigante gassoso della nostra galassia, Giove. Fino a questo momento, la nostra fedele Luna ci avrà seguito nel nostro viaggio. Ma... oh, no! L'enorme massa di Giove potrebbe sottrarci la Luna. Dopotutto, la gravità di Giove è due volte più forte di quella terrestre. Se la Luna si unisse all'orbita di Giove, diventerebbe la sua 80ª Luna. A questo punto la temperatura nell'atmosfera terrestre scenderebbe drasticamente fino a circa meno 145 gradi centigradi. Quindi la vita sulla Terra sarebbe possibile solo in luoghi specifici. La maggior parte dell'acqua si congelerebbe, ma solo in superficie. Grazie all'attività nel nucleo, gli oceani verrebbero riscaldati dal basso, permettendo al calore di fuoriuscire e mantenendo dell'acqua allo stato liquido. In effetti, il nucleo terrestre rimarrebbe attivo per miliardi di anni dopo aver lasciato l'orbita. In questo scenario, i microbi che vivono vicino alle sorgenti idrotermali prospererebbero. Ma forse un po' di vita sarebbe possibile anche vicino al calore fornito dalle sorgenti termali in superficie, in luoghi come il Parco Nazionale di Yellowstone. Una grande opzione per l'umanità sarebbe quella di costruire città nel sottosuolo. Questa sarebbe la scelta migliore se volessimo ancora prosperare sulla Terra. 10 anni dopo, saremmo nel bel mezzo del nostro viaggio interstellare. Saremmo a oltre 4,5 miliardi di chilometri dal Sole. Il nostro sistema solare non sarebbe altro che un lontano ricordo. Se a questo punto vivessi ancora sulla Terra, probabilmente vedresti dei grandi progressi tecnologici. Gli umani si ritroverebbero a costruire intere città sotterranee utilizzando l'energia geotermica. Forse scopriremmo anche come trasformare il ghiaccio in energia e trasformarla in carburante. Il ghiaccio sarebbe la nostra principale fonte di acqua e il processo di trasformazione non sarebbe così costoso. Le colture sotterranee prospererebbero, ma alcune piante sarebbero meglio di altre. Muschio, funghi e alghe sarebbero ottime alternative, in quanto molto più facili da coltivare in gran numero. Ciò significherebbe che la maggior parte della nostra dieta sarebbe a base vegetale, poiché potrebbe essere difficile mantenere gli animali al pascolo sottoterra. L'umanità potrebbe continuare a vivere per migliaia di anni in questo modo. Se la Terra passasse accanto a qualche stella con un pianeta abitabile, potremmo anche tentare di costruire una casa su un altro pianeta. I voli spaziali diventerebbero più facili senza atmosfera,
Quindi sì, l'idea di avventurarsi verso altri pianeti non sarebbe così surreale. L'unica cosa che sarebbe meglio non accadesse sarebbe incontrare un buco nero. Se succedesse, saremmo tutti trasformati in spaghetti. Non letteralmente, ma passeremmo attraverso un processo che si chiama spaghettificazione. In questo caso il pianeta Terra e tutti i suoi abitanti verrebbero allungati fino al punto, di svanire. Ma di questo si parla in un altro video. Fortunatamente, se questo evento dovesse mai verificarsi, non saremmo colti di sorpresa. Grazie ai progressi scientifici e tecnologici, saremmo in grado di prevedere se una stella dovesse passare troppo vicino al nostro pianeta natale. E anche se non potessimo fermarla, potremmo comunque prepararci. Quindi chissà, forse le generazioni future guarderanno questo video e si sorprenderanno della precisione con cui siamo riusciti a prevedere il futuro. A luglio, quando saremo a circa 151 milioni di chilometri dal Sole, il mondo sarà complessivamente circa 2,2 gradi centigradi più caldo rispetto a gennaio, quando saremo a 5 milioni di chilometri più vicini. Questo perché c'è più terraferma nella metà settentrionale del nostro pianeta rispetto alla metà meridionale, e la terraferma tende a riscaldarsi più dell'acqua. Durante l'estate il nostro pianeta viene riscaldato di più rispetto a gennaio, quindi il pianeta diventa più caldo in questo periodo, anche se siamo più lontani dalla nostra fonte di calore. E più la Luna è vicina all'orizzonte, più grande ci appare. Questo fenomeno è chiamato illusione lunare. Una delle teorie che lo spiegano sostiene che l'atmosfera è un po' come una lente d'ingrandimento, il che fa sembrare la Luna più grande. In realtà, se l'atmosfera avesse voce in capitolo, la Luna sembrerebbe effettivamente più piccola, non più grande. La maggior parte degli esperti crede che questa illusione sia creata dalla nostra mente, e siamo noi ad aumentarla più del doppio. Quando il satellite terrestre è in alto nel cielo, non abbiamo alcun riferimento per capire quanto sia lontano, ma quando è vicina all'orizzonte, hai altri oggetti con cui paragonarla facendola sembrare più grande. Ma è solo una delle tante teorie che spiegano questo fenomeno. A proposito, puoi non eludere quest'illusione se ti pieghi e guardi la Luna a testa in giù attraverso le gambe. Un giorno su Venere è più lungo di un suo anno, il pianeta impiega 243 giorni terrestri per ruotare su se stesso e solo 225 giorni terrestri per fare un giro completo attorno al Sole. Circa 5 milioni di anni fa, un buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia ha lanciato una stella e ora sta viaggiando attraverso la Via Lattea 10 volte più velocemente di qualsiasi altra stella là fuori. Gli anelli di Saturno sono molto sottili rispetto alle sue dimensioni. Se avessi un modello in scala del pianeta largo 90 cm, gli anelli sarebbero 10.000 volte più sottili di una lama di un rasoio. Mercurio invece ha qualche miliardo di anni. Nel 2016 gli scienziati hanno scoperto alcune anomalie sulla superficie di questo pianeta che mostrano che sta diventando più piccolo. Dopo ulteriori ricerche hanno scoperto che non ha ancora finito di raffreddarsi. La Terra e la Luna si stanno gradualmente allontanando, tanto lentamente quanto crescono le nostre unghie. Questo è il rovescio della medaglia della forza gravitazionale del nostro satellite. La Luna crea le maree nei nostri oceani, che a loro volta spingono la Luna facendola accelerare. Questo a sua volta sposta il satellite in un'orbita più alta. In epoca preistorica la Luna era molto più vicina al nostro pianeta di quanto non lo sia ora. Fortunatamente non la perderemo. Più si allontana, più debole diventa la sua attrazione gravitazionale. Quindi ben presto il nostro pianeta non spingerà più via la Luna con tale forza. Scoperto nel 2017, Kelt-9b è il pianeta più caldo che conosciamo. La prossima volta che ti lamenterai del caldo in una torrida giornata estiva, ricordo solo che le temperature su questo pianeta possono raggiungere i 4315 gradi centigradi. Questo perché orbita molto vicino alla sua stella, che si chiama Kelt-9. Questa stella è molto più calda e più grande del nostro Sole. Gli esperti ritengono che un giorno questa stella gigante potrebbe far evaporare l'intero pianeta a causa del suo calore intenso. Una specie di sauna solare. Tutto sulla Terra e tutto ciò che le persone sono riuscite a vedere nello spazio con l'aiuto di telescopi e altri strumenti è materia normale. È composta da atomi e molecole e rappresenta meno del 5% dell'universo. Quasi tre quarti dell'universo è energia oscura.
Gli astronomi non avrebbero nemmeno saputo dell'esistenza di questo elemento se diversi decenni fa non avessero scoperto che l'espansione dell'universo non sta rallentando. Al contrario, sta accelerando. Significa che deve esserci una forza enigmatica che contrasta la gravità. È stata soprannominata energia oscura. La saldatura a freddo è un fenomeno che accade nello spazio quando due pezzi dello stesso metallo si uniscono senza alcun bisogno di calore. Circa 700 milioni di anni fa, un misterioso evento potrebbe aver trasformato Venere in quello che è ora. Certo, gli astronomi non possono vedere direttamente la superficie del pianeta perché è ricoperto da densi strati di nubi spesse. Ma le missioni spaziali inviate sul pianeta caldo hanno rivelato che Venere è costellato di vulcani sputafuoco, enormi montagne, innumerevoli crateri e gigantesche pianure laviche. Le temperature sul pianeta sono così incredibilmente alte che potrebbero persino sciogliere il piombo. La pressione atmosferica è così immensa che potrebbe schiacciare istantaneamente qualsiasi essere vivente abbastanza sconsiderato da metterci piede. Se ciò non bastasse, l'atmosfera del pianeta è piena di nocive nubi di acido solforico che hanno un odore peggiore delle uova marce. L'anidride carbonica, il componente principale dell'atmosfera di Venere, insieme al famigerato acido solforico, creano un potente effetto serra. Di conseguenza l'atmosfera e la superficie del pianeta sono alcuni dei luoghi più caldi dell'intero sistema solare. Le stelle di neutroni hanno le dimensioni di una piccola città, ma la loro massa è circa 1,4 volte quella del Sole. Si formano quando le stelle massicce muoiono e i loro nuclei collassano su se stessi. Il nucleo continua a premere su se stesso fino a quando tutti gli elettroni vengono essenzialmente schiacciati insieme, lasciando solo neutroni. Questo rende le stelle di neutroni uno degli oggetti più densi dell'universo. Infatti un singolo cucchiaino di materiale di una stella di neutroni pesa 1 miliardo di tonnellate. Ottenere un campione simile e riportarlo sulla Terra potrebbe essere un compito assai difficile, dal momento che la gravità su una stella di neutroni è 2 miliardi di volte più forte della gravità terrestre. A causa dell'effetto che la Luna ha sulla Terra, il nostro pianeta sta ruotando sempre più lentamente, ma non di molto, circa 17 millisecondi ogni 100 anni. Quindi ci vorranno 140 milioni di anni prima che sulla Terra si possa aggiungere una sola ora in più alla sua giornata. Ma questo significa anche che, quando esistevano i dinosauri, c'erano solo 23 ore in un giorno. C'è pochissima attività in corso all'interno della Luna. Inoltre non c'è quasi alcuna atmosfera. Per questa ragione gli scienziati possono studiare i crateri da impatto di miliardi di anni fa che ancora ricoprono la superficie del satellite. Durante la datazione dei crateri, gli astronomi hanno scoperto che la Luna, insieme al nostro pianeta, ha attraversato un pesante bombardamento circa 4 miliardi di anni fa. Questo evento è anche conosciuto come cataclisma lunare. Questo bombardamento è durato diverse centinaia di milioni di anni. Durante questo periodo, un numero insolitamente elevato di asteroidi si è scontrato con la Terra, Mercurio, Marte e Venere. La più recente teoria scientifica afferma che Venere ha forse avuto un clima abitabile e stabile per miliardi di anni, prima che qualcosa andasse storto. Gli astronomi hanno svolto ricerche approfondite e costruito un modello di un mondo virtualizzato simile a Venere. Questo modello ha dimostrato che per la maggior parte della sua storia il pianeta caldo ha avuto oceani con acqua liquida, temperature vivibili e placche tettoniche stabili. In effetti il pianeta assomigliava alla Terra quando era all'inizio della sua vita. Gli scienziati suppongono che questo periodo di sviluppo simile a quello della Terra potrebbe essere durato per più di 3 miliardi di anni. Saturno è un pianeta con venti che viaggiano a più di 1770 km orari all'equatore. È anche il pianeta con gli anelli più importanti. L'atmosfera di Saturno non è molto diversa dalla sua superficie, ma se vai più in profondità, più alta diventa la pressione e più l'idrogeno diventa liquido. Verso il centro del pianeta questo gas liquefatto si trasforma in idrogeno metallico. Come Giove, Saturno potrebbe avere un nucleo roccioso circondato da idrogeno ed elio. D'altra parte, anche se è costituito da materiale roccioso, il nucleo potrebbe essere ancora liquido. Noi esseri umani abbiamo esplorato lo spazio da oltre 60 anni e i nostri sforzi hanno sicuramente dato dei frutti. Tutti i pianeti del nostro sistema solare sono stati esplorati, anche i pianeti nano, Plutone e Serere. La maggior parte dell'esplorazione è stata effettuata dal programma Voyager della NASA, iniziato nel 1977. Voyager 1 e 2 hanno raccolto informazioni sui pianeti, le loro lune e i loro sistemi unici di anelli e campi magnetici. Questi veicoli spaziali gemelli continuano a inviare dati sulla Terra e Voyager 1 si trova attualmente nello spazio interstellare. Se guardi il cielo dalla Terra, potrebbe sembrare abbastanza pacifico, ma prima o poi la Via Lattea colliderà con la galassia di Andromeda.
Tra 4 miliardi di anni, può impostare la sveglia, queste galassie si incontreranno e nessuna delle due sopravviverà. Le stelle si sparpaglieranno e le costellazioni si annulleranno. Alla fine i due giganti si fonderanno e formeranno una galassia ellittica. Ma secondo National Geographic, il nostro Sole e la nostra Luna sopravviveranno. E mentre le due galassie si uniranno, qualsiasi forma di vita ancora presente sulla Terra assisterà a qualcosa di davvero spettacolare.